Ragazzi, secondo me che questo è Mike's Tech. Oggi andiamo a parlare di una cosa un po' speciale, ovvero il mio letto. Non è un semplicissimo letto, è un letto da gaming. E se volete sapere il perché, guardate il video fino alla fine. Allora, cominciamo dal fatto che questo è il mio letto. E è veramente un letto, perché io mi posso anche buttare su e stare qua a registrare il video del letto da gaming. Però dato che io sono Michele, scendo e mi metto a registrare il video qua. Allora, il mio letto normalmente sarebbe così, ma il mio letto da gaming è questo. Ma allora voi vi chiederete, perché da gaming? Ebbene, ha una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1120 con 120 GB di VRAM. Il nostro letto è veramente smartissimo, perché questa striscia LED copre quasi il 99% del perimetro del mio letto. Infatti possiamo vedere che parte dalla fine e arriva fino a di qua. In teoria non sarebbe il 99, bensì soltanto verso il 40, però fa figo di 99, quindi è il 99%. Un'altra caratteristica del nostro letto da gaming è che ha una porta, una spina AC integrata. Non avremo questa qua, questa è una spina AC e io ci ho attaccato la mia striscia LED. Ma quindi voi vi chiederete, dov'è la nostra super scheda grafica con il super processore Xeon? Bene, questa è la nostra scheda grafica, c'è scritto qua sull'etichetta. E questo è il nostro processore da 18 core. Lui invece è la nostra RAM, infatti si chiama RAM. Qual è la scheda madre? Il letto è la scheda madre e io sono l'SSD. Se vi chiedete perché sono un SSD è perché immagazzino tutto qua dentro. Ok, paragone abbastanza inutile e stupido del mio letto da gaming, però ci tenevo molto a farlo. Quindi mi scuso se magari sono stato un po' troppo simpatico in fare questo video, infatti ora torno a fare il video serio. Allora, la marca di questo prodotto è Canis, ma il nome di questo prodotto è Canus. Quindi un Canus della Canis. Questa qua, come ho detto, è la mia pera 1120 GTX, poi abbiamo il processore Xeon Winnie the Pooh e infine abbiamo l'SSD. Ok, video abbastanza inutile, detto questo, spero che questo video un po' ironico vi sia piaciuto. Sembra un po' il video di Blink46, sembra che le abbia copiato. Però fidatevi che non l'ho copiato, che avevo avuto l'idea esattamente quando lui mi ha dato l'impulso. Ditemi cosa ne pensate, da Mike è tutto, ci si becca nel prossimo video. Bye!